Qual è il motivo per cui quasi tutti i personaggi della saga di Matrix sfoggiano costantemente occhiali da sole? Una teoria ha provato a spiegare le ragioni di una scelta che potrebbe non essere semplicemente questione di look. Scopriamola insieme. Il mondo reale di Zion e quello digitale della Matrice si distinguono da vari elementi. Uno di questi riguarda l'aspetto dei personaggi che, nella realtà simulata, indossano quasi sempre occhiali da sole e vestiti scuri. I personaggi dentro la Matrice, i soli consapevoli dell'esistenza del mondo reale, schermano quindi gli occhi della luce. Vediamo gli occhiali da sole indosso a Neo, Trinity, Morpheus e altri personaggi, comprese le creazioni digitali come l'agente Smith e i gemelli. Ci sono alcune eccezioni, come il Merovingio, l'Oracolo e l'Architetto. E tra poco li analizzeremo. Come spiega il sito Screen Rant, Matrix stabilisce che i personaggi generino la loro immagine digitale una volta entrati nella simulazione. Ma il fatto che indossino occhiali da sole, in apparenza, non influenza minimamente il funzionamento della matrice. Le ragioni di questa scelta, allora, potrebbero essere tematiche. A livello visivo, gli occhiali da sole differenziano coloro che sono svegli e consapevoli di vivere dentro una menzogna da coloro che sono ancora parte della simulazione. Quando Neo e Morpheus si incontrano per la prima volta, quest'ultimo indossa gli occhiali, mentre Neo non li ha. L'allegoria quindi sarebbe questa. Gli occhi di Neo sono esposti e si fanno accecare dalla menzogna, perché non conosce ancora la verità. All'opposto, Morpheus nasconde gli occhi dietro lenti scure, si protegge dalla finzione e vede le cose da un'altra prospettiva. La metafora viene esplicitata quando Morpheus offre a Neo la pillola rossa o quella blu, e le due scelte sono riflesse nelle lenti degli occhiali. Gli occhi del personaggio di Lawrence Fishburne sono celati, ma le lenti riflettono la verità. E non va dimenticato che in una delle battute più importanti del film, Morpheus dice a Neo che i suoi occhi gli fanno male perché non li ha mai usati prima. Insomma, in Matrix i personaggi umani che indossano occhiali da sole sono in grado di scindere il mondo reale da quello digitale della matrice. Così, nella simulazione, Neo, Trinity e Morpheus si proteggono dietro abiti di pelle, armi e cappotti lunghi, mentre il mondo reale, le persone di Zion, hanno un aspetto più umile, indossano abiti dimessi e non sono in grado di difendersi da soli. Gli occhiali da sole hanno uno scopo diverso per i villain, aiutandoli a deumanizzare Hugo Weaving e i suoi scagnozzi. Il fatto che i personaggi come l'Oracolo e l'Architetto non li indossino potrebbe fare riferimento a un livello più profondo dell'allegoria. Neo, Morpheus e Smith sono consapevoli che la matrice non è reale, ma non ne conoscono scopo e storia. Questa conoscenza è riservata all'Architetto, all'Oracolo e al Merovingio, che infatti non portano gli occhiali da sole perché non ne hanno bisogno. A sottolineare l'importanza fondamentale degli occhiali da sole, c'è anche l'ultima scena del primo Matrix. Vediamo Neo camminare per le strade della matrice senza occhiali, si guarda attorno con aria disillusa, finalmente consapevole, quasi come se il vecchio signor Anderson stesse dicendo addio al suo vecchio mondo. Infine, Neo indossa gli occhiali come se fossero la sua arma preferita contro ogni bugia, abbozza un sorriso e vola finalmente consapevole di essere l'eletto. E voi, che ne pensate di questa metafora legata agli occhiali da sole di Matrix? Vi convince? Fateci sapere la vostra nei commenti!